Salve a tutti, benvenuti alla seconda parte del Let's Play di Vip Mario World. Con me c'è sempre gli 1995. Sempre. Sempre. Ci sei? È questo il punto. Sì. Non comincerà. Vabbè. Ecco, l'altra volta abbiamo completato il castello del mondo 1. Non come lo scorso episodio che sono dovuto andare Sta lì. zitto! Ah. Dunque. Possiamo cominciare il mondo 2, che come vedete è devastato. Bene, cominciamo. È carino. Ok, come inizio è strano. Chiaro il Ormai. messaggio. Sì, molto. Ok, perché? Mangia la mela. Mangia la mela. Perché Ok. volano le tartarughe dal cielo? Fantastico. Adesso Yoshi. Questo livello è strano, non per dire. In questo livello i creatori di Vic Mario hanno Cos'è sto creato coso? un bug. Dicevi In comunque? questo livello i creatori di Vic Mario hanno failato quasi un sacco. E ti sei fatto dominare da un bullet Non c'era bisogno di fare il pappagallo. Me ne sono accorto da solo. bill. Ok. Cerca di recuperare delle vite. Ok. Ricordiamo che Turbo Fa sta giocando senza save state, senza rallentamenti, senza Dicevi sul cosa. recuperare vi. Però ne ho guadagnate 4 nel frattempo. O 5, boh, non lo so. E ne hai persa una, quindi ne hai guadagnate una in meno di quanto hai detto. Vabbè, vedremo poi dopo quante ne ho guadagnate del tutto, che non lo so. Questo livello comunque, ripeto, è strano. Riproviamo. Non mi laggare! Non mi laggare! Uno, due, tre, Ok, andiamo oltre. quattro. Quanto vita? Tipo, secondo me, sotto quel. Qua c'è qualcosa. Allora, il cazzo spuntava fuori! Vabbè. Ancora sti chunk. Perché c'è un cannone solo là, però ci sono due proiettili che escono? Perché è buggato. Minchia, non male che avevo Gushima. Merda! Sai che so che... Che schifo di livello. Vaffanculo! È un livello dove i creatori di Vip Mario hanno failato col design, l'ho già detto. Failato di brutto. È uno schifo questo livello. Questo non è mai successo! Questo non è mai successo! Non provare a toglierlo con Vegas. No, non lo tolgo! Aspetta che qua non appare più Koopa! Piglia la mela, piglia la mela. Con cosa? Con le mani. Non posso! Non si può mangiare Mario a No! fame, salta meglio. Qua mi prendo un E guscio, devi. va. Scusa, se passo di qua io? Ah. Non speravo di farcela. Secondo me là c'è qualcosa. Fai lo scienziato, inviai il guscio. No, non ce l'ho. Aspetta. Invia il guscio. È quello che sto cercando di fare. Ah, sì. Ah. Oh. Non è facile colpirlo così, così. Che ti lagga. A parte che lagga un po'. Ah, c'era una moneta. Vaffanculo, spiego tutto sto tempo con una moneta. Dai, Colpisci quelli di sotto. spara, stronzo, che io so che se salto qui te spari. Ecco. Cos'è? Dovrò dedicare una parte intera a questo livello? Ma che cazzo? Ma se ero fermo! Secondo me questo livello occuperà gran parte del secondo episodio. Se non sarà tutto il secondo episodio. Ci
Già immagino il titolo. Episodio 2, il livello schifoso. Bene, ho guadagnato altre vite, ora ho 17 vite. Sì, come nella VIP. Ho trovato una moneta VIP così nel cielo. Ma quel guscio è morto come? Questo guscio, mo se riesco me lo porto dietro pure un po'. Ammazziamo tutte queste. Ci faceva quello. Stavolta tu non mi fotti più, stronzo. Yoshi! 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 Vai. Cosa dovrei fare qua? Salto dalla sedia. No, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta senza. Che cazzo? Ha bucato il blocco. Ha bucato qua il blocco buono. Bonus. Ce l'ho fatta. Da quando ci sono quel genere? Le talpe ci sono, non già normalmente. Ma che razza di livello di merda è comunque? Ma torna qui Yoshi. Il guscio. Ah già, vero, dimenticavo che i cubo gialli li possono saltare. Ah no, stronzo, tu non mi fotti. Sento puzza di trappola qua. Me lo ricordavo bene a sto punto. Infatti. E come si fa a prendere? Ah no, c'era il buco là, però ho dovuto sacrificare Yoshi. Vabbè. Bene, ora c'hai 20 vite. Lanciagli il guscio. Puoi scendere giù? Ok. Sì. In sesto senso dice che devo prendere il pulsante, però mi porto dietro un guscio. Sì, ma prima dovresti prendere prima delle monete che sono là. Infatti, adesso c'è... Aspetta che è un momento di lag. Prendi le monete che sono lì sopra, non puoi passare. Ok, basta. Andiamo. Ora c'è l'uscita. Vabbè. Io come esco da qui? Se non lo sei te. Come faccio a scendere? Ah, devi saltare sul Chuck. È vero? Dici? C'è il Chuck. Ah! C'è il point dove l'hai preso? No, sono più avanti. Aspetta. E se bisognasse fare il salto con Yoshi? Anche. Bene. Non dobbiamo fare il salto con Yoshi. Ma non dovevi farlo ora, il salto con Yoshi. Stavo per cadere là. Ah! Prima sei riuscito però. Ma quel missile dove cazzo è sputato fuori? Dal tubo. Sì, dal tubo. Dal tubo. Forse l'ho già detto, però questo è un livello di merda. No, io non cioè. Per caso ho sentito che questo livello fa schifo. No, non ho mai detto che questo livello fa schifo, un livello di merda, ho detto. Ah. Sentivo che qua c'era qualcosa. Per caso ho sentito che questo livello è composto da materia organica. Anfibia comunemente detta merda? Sì. Citazione. Allora, quindi, se tu dici che bisogna fare il salto con Yoshi e con il Chuck. O con Yoshi. Yoshi è morto. Quindi andiamo così. Vieni, ecco. Appunto. Però devi essere preciso. Ce la posso fare? No. Devi fare il salto col Chuck, però devi farlo nel. Sì, ma il problema è che comunque hai visto che là c'è un buco. Devi farlo nel buco giusto. Poi cado. Non cado. Allora porta di Yoshi. Non per risultare ripetitivo, ma questo livello è di merda. Porta di Yoshi. Aspetta.
Stiamo cercando. E ho premuto il tasto sbagliato senza volerlo. Ho come l'impressione che questo non è il livello che pensi te, perché non vedo montagne macroniche che cantano. Aspetta, io ho avuto un'idea. Però bisogna liberarmi un po' la zona di tutti sti Koopa. Dai, lasciare stare le tue idee, portati Yoshi. No, no, mi serve Yoshi per la mia idea. Non ho un associato qua all'inizio. E muori. Ma perché è rosso? Cosa? È Jack. Non ricominciare. Suo salto, non lo so, poteva fare. Ok, puoi già ammazzarti, hai perso Yoshi. Come ho fatto a morire? La pianta piragna, e c'è il gatto. La pianta gatto. Hai rotto le palle. Perché Chuck non ne ha. Cosa? Ah, ho capito ora. Ismè. Non c'è qualcosa che mi può aiutare qua dietro? Tipo un bel guscio blu. No. Che fa quello blu? Mi fa volare. Tu hai detto che quello giallo, nello scorso episodio, hai detto che il guscio giallo fa il terremoto. E perché non lo provi? No, veramente l'ho fatto prima. Come funziona il terremoto? Semplicemente fa delle nuvole di fumo di fianco dove hai saltato quel guscio giallo qua. Dimenticavo il missile. Dicevo, vedi? Ah, sempre questo? Sì, però può anche ammazzare i nemici. Vabbè, adesso... Sì. Perché ho poco spazio per saltare. Comunque, la mia idea è questa. Però c'ho troppi nemici, quindi dovrò liberarmene di un po'. Due in colpo solo. Ok, guarda, ora guarda la mia idea geniale. Ma sopra. Ora vedrai la mia idea geniale. Sì. Vedi? Che roba è? È Koopa. Come hai fatto? Aspetta. Yoshi, vieni qua. Come hai fatto a creare quel coso a Koopaleno? Facendo entrare un guscio, un Koopa dentro un guscio. Un guscio giallo. Ora c'è vola. Un Koopa giallo che entra in un guscio e fa questo lavoro. Vediamo se mi basta il tempo. A voglia. Vaffanculo. Però come fai a uscire? Ci deve essere, penso, un blocco invisibile sotto, là dove c'è il buco. Cazzo di freni! Quante vite mi rimangono? 15. Quindi sto per... Ok, per ora questo è il livello in cui ho fatto più morti. Ok, per ora questo è il livello che sta occupando il tempo dentro. Mi sa che se continuo così questo sarà l'unico livello di questa parte. Ah? Pensavamo di fare un mondo per ogni episodio, però viste... Se non fosse per il limite di tempo li farei durare anche 30 minuti i video. Sì, ma ti basta... Fermati! Considera un'altra cosa. Ti basta lo spazio sulla hard disk per registrarli 30 minuti di video? 700 GB di hard disk esterno! Sì, No, potrei fare video anche di 36 ore. Anche se non penso ci voglia il giusto tempo per completarlo. E poi per caricarlo su YouTube quanto ci metti? Un video di 30 minuti. Allora, tu ti levi dalle palle. Te, rifacciamo lo stesso lavoro di prima. Quindi se Yoshi mangia questo... arcobaleno... vola. Dai, 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 dai. Ecco qua. Livello di merda, vaffanculo, ti ho battuto, stronzo.
Beh, l'episodio 2 è finito. Ok, vediamo che con quanto stiamo. Minchia, 15 minuti esatti. 15 minuti esatti. Boh, l'episodio finisce.